Buonasera, professor Pantano. Oggi 10 aprile e ci vediamo. Buonasera a lei. Quindi volevo introdurre due quesiti, o meglio due argomenti che lei poi tratterà da par suo. Uno è, volevo sapere il suo pensiero sulla storpiatura con slang americani che avviene nei nostri giornalistoidi, intellettualoidi, italioti della nostra bella lingua italiana, e l'altra su qualcuno che sono fatalisti, che secondo loro le cose saranno così, che ci sarà un ordine mondiale, addirittura ci sarà un'unica moneta mondiale, insomma, sono pessimisti sul nostro avvenire, ecco tutto qua. Quindi le lascio la parola per il suo sempre precioso commento. Credo che sia un discorso collegato con l'altro. Sì, prego, prego. La Babele delle chiacchiere vertente su termini che, vede, i pappagalli ripetono, mi è venuto in mente giorni fa, hanno mostrato quando la Paola Borboni riuscì a finire Enzo Tortora. Che cos'è il pappagallo? È un essere vivente, una certa disponibilità nel cervello a ripetere i suoni che sente. Come animale non è strutturato come l'uomo a operare in un certo modo, sarà abilissimo nel volare, sarà abilissimo a stare, diventa oggetto delle barzellette. Altrettanto sono gli uomini che fanno di mestiere i pappagalli e lo fanno per vocazione o per natura. Il pappagallo è colui che, ritengo io, l'uomo, in una lingua, un'espressione, ne fa tesoro e, tornando a casa oppure frequentando qualche, cerca di suggestionare gli altri con la battuta ad effetto. Sì. E dimenticando che delle scemenze che nemmeno nella lingua di origine esistono. L'espressione che ogni tanto richiamo e che in Italia domina, perché domina in televisione, alla radio, sui giornali, domina persino nei membri che sono al potere di governo, è andata in tilt. Andate a chiedere ad un inglese o un americano che cosa voglia dire tilt. Un americano che si è abituato alle scemenze in Italia e quindi ha fatto l'orecchio. Non esiste la parola, l'espressione tilt. Non ho guardato il dizionario dello slang americano, ma non esiste con certezza la parola che possiede appunto la parola tilt. Cioè esiste come tilt, ma non intesa come dicono da noi. Perché... Ti chiamo dopo, Giorgio, ti chiamo io dopo, aspetta un attimo, ti chiamo dopo, sì, ciao. Ecco, prego. Tilt, il sistema aereo, che vuol dire? La cappotta era il tendone del carro, delle carovane dei cowboy, e quello è il tilt. Quindi se questo cappotta, perché non dire cappottare, appunto, è in tilt. Stamattina ne ho sentita una che dovrebbe, detta da una donna, una giornalista, in un servizio di televisione dalla c'è risoluzione. Un attimo. Interruzione. Era del mobile di Milano, sono visitatori, non sono buyers. Se poi uno ha del denaro e va lì per comprare, diventa compratore. Se si dice a scuola buyers a qualche bambino, lo si strada a dire delle lo startup. Cosa sia, le confesso, io non lo so. Immagino che si possa scrivere in un certo modo, ma startup mi fa morire.
morire da ridere perché è una scemenza. Parliamo del design, che poi qualcuno dice design, qualcuno design, ma non sanno cosa sia. Noi abbiamo avuto dei grandi disegnatori, a partire dagli antichi romani che disegnarono determinate cose, le troviamo addirittura quando si fanno gli scavi, non serve andare a Pompei, ma a Roma, e in continuazione si trovano graffiti e non graffiti e dipinti, che sono unità assoluta e non c'è bisogno di chiamarli design, ma sono disegni. Esatto. Un grande disegnatore fu Leonardo, un grande disegnatore moderno fu Gio Ponti, che fu architetto e disegnatore di mobili, ma gli italiani hanno insegnato a disegnare. Un grande disegnatore nel campo del futurismo fu Fortunato De Pero, che ha insegnato la grafica a tutto il mondo. Oggi la pubblicità nel mondo la si deve come grafica, come rappresentante Cilli, da Somari, specialmente se detta da docenti, usare l'espressione design, che cosa non significa nulla. E addirittura ci sono dei corsi universitari impostati su questa parola qui, rappresentano un bluff. Ho sentito un altro e non so che cosa voglia dire, che cosa intenda dire il 2020, non so cosa sia, il 50-50, perché 50-50? Una cosa fatta al 50%, al chi ho la fare, sì. Che perché dire fitti? Tanto più che un francese 50%. Non capirebbe. No, assolutamente no. Giustamente, se uno volesse dirlo, se vuole usare, perché un francese mette il suo accento francese giustamente su ogni espressione, e in Francia sono abolite, vietate le espressioni in lingua estera, in lingua straniera, sono deturpanti. E poi addirittura, cioè da morire da ridere, questi riescono a deturpare persino alcuni, il loro stesso accento. Adesso io mi chiamo Pantano, ci sono delle persone che scioccamente mi chiamano Pantano. Oppure c'è quel ministro recente, quel banchiere, bancario, eccetera, Padoan. Ma viene da Padova. Quindi è il corrotto di Padovan o Padovano. Quindi Padoan si deve dire. Appunto. E credo che ieri, l'altro ieri, qualche giornalista lo abbia proprio fatto rilevare, si deve chiamare Padoan. Abbiamo, c'è un amico col quale interloquisco, cioè, Padoan, che sta nella zona dell'ottimo Castelfranco, che si chiama Trentin, non Trentin, capito? Appunto. Questo è il punto. C'era quel ministro che è stato anche presidente del Consiglio, quello che fu legato anche alle bombe, eccetera, Rumor, sì, sì. Gli investimenti sono arrivato Rumor, si chiama Rumor perché il rumore in italiano, e quindi tronco alla veneta diventa Rumor. Esatto. Io non so se Aldo Moro dovremmo chiamarlo Moro per far piacere chi? Agli imbecilli? Speriamo di no, eh? Questo è il punto, e qui il discorso mi porta agli equivoci che sono voluti, perché sì, sì. Quando non c'è correttezza nel linguaggio, non c'è correttezza in qualsiasi altra espressione. La politica si è inquinata e i giornalisti sono vergognosamente sudditi dei politicanti, i quali cercano di non farsi capire perché imbrogliano dalla mattina alla sera. Quando la politica è inquinata, porta alle esasperazioni. E quindi porta anche alla rassegnazione, per la quale c'è da chiederci, ma le cose come stanno andando? Saremo vittime del potere assoluto del denaro? Ma
c'è stato il secolo XIX che ha rappresentato lo strapotere del denaro con la ventata liberal-liberista. Poi è arrivato per fortuna il XX che ha cercato di mettere in discussione quel momento. Le ere, anche storiche, crollano. È crollato il più grande impero sulla faccia della terra che abbracciava 5 continenti, quello britannico. Crollò quello spagnolo, crollato quello britannico, anche se questa gente sta cercando di annaspare, viene da ridere quando si vede la loro povera regina andare in giro a fare propaganda come un piazzista, perché si comprino queste o quelle cose di una Gran Bretagna che è patetica. Questa gente è crollata, ha finito il suo dominio attraverso l'imbroglio dei pezzi di carta, le borse stanno precipitando, perché, come giustamente disse Pound, i frequentatori delle borse, gli speculatori delle borse sono sifilitici, malati mentalmente, tarati in eterno. Purtroppo, e quindi questa è una civiltà che naufraga, che sta morendo per il suo stesso male, quel male che vanno a iniettare, tradendo anche le espressioni, i compratori, che molti chiamano buyers, ma sono compratori, se vogliono comprare, se no sono visitatori. Tutte queste mense servono a bacare specialmente i bambini, a deviarli. C'è il dominio di questa perversione mentale che porta gli omosessuali a voler avere figli e non li concepiscono perché non vogliono concepirli, perché si divertono a sollazzarsi sessualmente con il loro stesso partner dello stesso sesso, però vogliono avere i figli e poi dopo li vogliono allevare per educarli all'omosessualità. Insomma, sì. Siamo alla perversione più assoluta. Non ci venga a dire che la mia è intolleranza. No, ma siamo sono dati di fatto indiscutibili. Siamo lamentamento. Sono dati di fatto indiscutibili. Abbiamo già detto in passato, richiamando Malaparte quando scrisse La Pelle, che appunto disse che con la seconda guerra mondiale l'omosessualità era la perversione mentale che stava andando avanti e quindi sì. Il guasto anche nel linguaggio, ecco la verità. Adesso ci sono questi nuovi ordini mondiali che annaspano, che cercano di andare avanti a tutti i costi a forza di denaro gestito da loro signori, perché questa è la cosa comica e tragica. È un denaro gestito unilateralmente dagli esclusivisti. E allora ogni tanto mi piace ricordare la fatica improba di Giacinto Vitti, o mi piace ricordare l'incomprensione assoluta di ciò che ha pubblicato con fatica nel mondo Ezra Pound, che ha poetato. E ci sono ancora degli imbecilli adesso che cercano di scimmiottare Pound cantandone un frammento di qua, citando una cosa di lì, citandoli a sproposito perché hanno la perversione di volerlo adulterare. Questa è la verità. Infatti. Allora viviamo in un mondo di adulterazioni costanti. Io mi sto accanendo su questi argomenti semplicemente per spiegare che nessuno vieta la libertà delle idee, anche le idee più cretine hanno diritto di cittadinanza affinché si dimostri che sono da cretini espresse e da cretini sostenute, come cretini sono coloro che hanno il linguaggio. Cerchiamo di parlare un italiano intelligibile per tutti, anche se poi giustamente non vanno annullati gli anni. Io rispetto il dialetto più stretto siciliano come rispetto il dialetto lucano, sì, veneto, certo, come rispetto il dialetto veneto
mi ricordo molti anni Vicentino, fa, no, c'è la differenza, padovano, c'è, insomma, c'è la scultura diversa tra. No, sento in piemontese i dialetti, io non capisco perché, a meno che non si tratti di altre lingue, in Alto Adige si parla anche un pessimo tedesco e quella è un'altra cosa. Sì, ma che diverso. Il dialetto non è altro che un tentativo di unione, e non dimentichiamo che la prima lingua di suono italiano viene dalla Sicilia, una tendenza centripeta e non centrifuga da parte di tutti in Italia a cercare di parlare una lingua che venga capita dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia, fino a Lampedusa. Esattamente. Va bene. Da Otranto fino a Trieste e fino anche, mi diceva il mio amico l'editore Perez di Verona, che è stato giorni fa a Fiume, che non è più italiana politicamente, sì, e ha detto: là si parla l'italiano, ho trovato il tassista che parla l'italiano. Insomma, le nostre terre redenti, insomma, l'Istria e Dalmazia, chiaramente sono rimaste impronte italiane. Il bergo che parlano l'italiano, che con un linguaggio chiaro non si imbroglia più la gente, capito? Esatto. Ecco. E allora la rassegnazione nei confronti anche del dominio del denaro, che ha degli alti e bassi, mi pare che ci siamo scambiati delle idee, lei stesso mi diceva fuori di questo discorso una specie di corsa da parte di alcuni stati, la Russia eccetera, a sì, creare una diversificazione nei confronti della moneta che non ha nessun significato e nessun valore, che ha perso il riconoscimento ufficiale, visto che lo stampano, lo contrabbandano loro stessi. Il divertente è che gli Stati Uniti stampano i dollari falsi, che però bello, sono veri, perché li fanno stampare in Iran o in altri paesi, in Vietnam eccetera. Sì, 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 sì. Allora davanti a questi imbrogli giganteschi c'è qualcuno, forse il maggior produttore di oro, che dice: andiamo a dar sostanza a questo nostro discorso. Il maggior produttore di oro mi pare che in questo momento sia la Russia. La Russia, senza dubbio, lo è. Sovietica, la Russia, o anche l'Africa, perché no? E allora diamo valore a un qualcosa che ci permetta, se domani io venissi dalle sue parti, o insieme andassimo in Marocco, dove è stato lei la settimana scorsa, o ce ne andassimo in Svizzera, ci permetta di portare dietro un certo numero lecito di monete d'oro con le quali possiamo andare in aree, possiamo comprare quello che ci aggrada in un viaggio. Esatto. Perché l'oro convenzionalmente, oltre a non ossidarsi, è un elemento di garanzia. Non sto richiamando, non dico che bisogna ritornare alla convertibilità con l'oro, perché quello è un discorso complicato, eccetera. Ma lo sto mettendo come ipotesi adesso, sì, per sì, certo, loro, e sono angosciati, siamo angosciati tutti. Sì. Capito? Siamo angosciati tutti perché me compreso. Purtroppo sì, i tempi sono quelli che sono e non sono certo belli da vedersi. Questo è fuori di dubbio, caro professor Pantano. Siamo a carte scoperte, non ho niente da nascondere. Ecco, e questo è vergognoso che succeda, mentre c'è gente che lucra, mentre c'è gente che ci inganna, mentre c'è gente che coi giornali, a proposito, i giornali, le radio, le televisioni, questi imbecilli, questi ignoranti, li chiamano i media. E quell'espressione media è latino e vuol dire, è il plurale di medium, e vuol dire mezzo. Mezzo. In tedesco si dice Mittel. Mittel, esatto.
nel mezzo di comunicazione lo chiamano media. E dillo all'italiana e alla latina come va detto, che se poi ci sono, possono essere gli anglofoni. Ma media che spostano e cambiano gli accenti. Mezzo si lasciamo che. Per esempio, no? Non si dice media in inglese, sì. Ma si dice middle, middle, cioè proprio nel mezzo. Titolo. Esatto. Sì, ma no, ma loro è latino. No, ma è purtroppo è l'italiota professionista che si sta uccidendo l'italiano, insomma. E lo impongono a noi e poi i cretini in media. Ma i personaggi del potere, del governo, i parlamentari, chiamalo come si chiamano. Esatto. Quel punto. Giusto. Mi viene da ridere quando le espressioni religiose, le preghiere finiscono con la parola Amen, non entriamo nell'etimo della parola Amen che è complesso, ma addirittura gli inglesi dicono Amen. Amen, che poi tradotto in italiano posso... Capito? Sì. Amen può anche dire noi uomo. Cioè, parlate come scritto. Sì. È vero. Capito? L'imbecillità di questa gente. Bisogna disprezzare questa gente affinché si vergognino attraverso il disprezzo manifesto. Si devono vergognare. Ma come minimo. Bisogna aiutare a dileggiare questa gente qui che usa queste espressioni che sono vergognose. Purtroppo capito? Non bisogna avere... Nemmeno il minimo di educazione, bisogna dire a loro, sentite, ma siete dei cialtroni, che cosa mi vieni a raccontare? Esatto. Mi stai raccontando solo bugie, ecco perché i conti non tornano. Purtroppo no. Perché no. Attraverso i conti, come vede, ho parlato partendo dalla sostanza, che è il discorso poi alla fininanza. E ci siamo anche divertiti perché anche in questo modo abbiamo oggi un po' così, vabbè, no, abbiamo avuto disturbi in linea, ma comunque gente capitare. Che non merita, che per docente universitario abbiamo avuto degli ignorantoni che sono finiti a capo del governo con la scusa che erano rettori di qualche lasciamo perdere che università. Ah, poveri noi, guarda, è tragica situazione, tragica, veramente tragica. Purtroppo dobbiamo insistere. Ma noi confondiamo gli interi e le università con i rettori, e meno di far luce. Sì. Questa è la verità, facciamo bene a chiamare sia gente come lei, come Giorgio, magnifico rettore, insomma, perché c'era gente come lei che doveva prendere quel posto lì e non viceversa. Purtroppo troviamo il professor Pantani, Vitali. Attento, io mi diverto a vedere gli incapaci, gli impotenti al potere, perché così dimostrano tutta la loro realtà. Io do molta più considerazione, molto più rispetto a un povero contadino che è stato sempre a zappare la terra, massacrare la terra. Ah beh, a zappare, conosce il mestiere, chiaramente. Coltivare le piante. Sì. Perché conosce il mestiere, perché ha la sapienza della conoscenza del tempo e delle stagioni, che ha un millantatore che si picca di essere rettore. No, lasciamo perdere. Quelli ormai di questa o quella università e fa comprare gli aerei. Purtroppo... Stamattina mi sono sentito il simpatico Friedman, quello che parla con l'accento americano, che diceva giustamente, ma è questa. No, attenta, perché ha detto una gran cosa. Dice, ma che bisogno avete voi di comprare 90 aerei e pagare tutto quel denaro, così diceva. Ai fabbricanti esteri quando ve ne potrebbero bastare 20 o 25, più o meno ha detto così. La verità, ma lo e sono. Con tutti i miliardi che si farebbe star meglio la gente. Professore, scusi, no, bisogna dire un'altra cosa molto più importante. Non abbiamo bisogno di prendere nemmeno il 20, 25, perché noi ne potremmo fare di meglio noi.
Capito? Abbiamo già trattato l'argomento, esatto. Ma io mi sono perdito a sentire che l'osservazione viene fatta proprio da un americano. Appunto, capito? Un americano che appartiene al giro di coloro che producono e che hanno necessità di vendere. Sì. Che viene a dire, ma con 5 e risparmiereste denaro che non vi serve niente. Non dovremmo comprarne neanche uno, li potrebbe fare noi, la nostra lavoro ai nostri ingegneri e meccanici. La tua, noi l'abbiamo già fatta in passato, se ben ricorda. Se c'è proprio da valorizzare, come abbiamo già detto anche ieri, sì, valorizziamo certo, la nostra agricoltura. Come no? Altro che. Ribadisco. Valorizziamo tutto. Niente da questo, ecco. Arriva un gentiluomo americano che viene qui a vendere i suoi prodotti, i suoi libri, a fare le sue considerazioni, e viene a dirci che siamo degli sciagurati e siamo, ragione, come abbiamo già detto noi altre volte, siamo qua. Ha ragione, professore, ce lo dice pure. No, ci ha detto chiaramente. No, fa benissimo a dirlo, perché lui sta esattamente ripetendo quello che io sostengo da tempo. Il sciusta, lustra scarpe. Esatto. Lustra scarpe ai nostri governanti e ai nostri cosiddetti intellettuali. Sì. Purtroppo è così, professore. Bene. Allora, intellettuali grazie alla battuta di Friedman. Esatto, allora bene, chiudiamo qui per stasera, quindi penso che abbiamo centrato un bel argomento, nonostante i disturbi di linea che sono stati, come purtroppo capita, e in ogni modo il concetto è stato molto, molto sì, chiaro. Sì, perché forse ci sono temporali in giro. Ma quello sì, quello purtroppo disturba. A presto, professore, la ringrazio ancora e alla prossima con un altro succulento argomento che non mancherà attualmente di discutere. Alla prossima, grazie, buona serata. A presto, buonasera.